allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Evangelo di Matteo, capitolo 26, verso 56. Dio non ti abbandona. Gesù non abbandona mai i suoi discepoli. Essi però, temendo per la loro vita, fuggirono da lui proprio all'inizio delle sue sofferenze. Questo è un esempio istruttivo della fragilità umana. Tutti erano stati avvisati del pericolo e avevano promesso di morire piuttosto che abbandonare il loro maestro. Tuttavia, presi dal panico, fuggirono. Ci rendiamo conto che una cosa è promettere, l'altra cosa è mantenere la promessa. La nostra devozione a volte si rivela soltanto superficiale, epidermica. Siamo spesso pronti a dichiararci cristiani devoti, ma non sempre ci impegniamo ad essere tali davvero. Eppure, se riflettiamo in quale altro luogo, oppure insieme a chi altri quei discepoli avrebbero potuto essere così al sicuro come vicino al Maestro? Poco saggiamente, poiché spaventati stavano fuggendo dalla loro vera e sicura salvezza. Non sia così per alcuno di noi, perché il Signore, per la sua grazia divina, può rendere coraggioso il codardo e dar forza a chi sta per mollare. Quegli stessi uomini che furono paurosi come conigli divennero poi arditi come leoni quando lo Spirito Santo scese su di loro per renderli testimoni efficaci della grazia salvifica di Dio, che dimostrò di non averli abbandonati. Egli stesso ha promesso nella sua parola: «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». Ebrei, capitolo 13, verso 5. Fidiamoci di colui che resta fedele alle promesse.